Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo assieme uno dei ciambelloni preferiti che faccio qui in famiglia ed è il ciambellone all'acqua. Detto così, o quando lo nomino in parecchi mi fanno: Madonna, un ciambellone all'acqua non saprà di niente, ma vi dico che è fantastico. Nella sua leggerezza è un ciambellone comunque che rimane molto profumato e sarà anche carino perché noi lo facciamo bicolore, quindi con la parte bianca e la parte con il cacao amaro. È un ciambellone privo comunque di grassi pesanti, considerate che viene fatto con l'olio di semi, e in più ci sarà anche la parte dell'acqua che sostituisce altri grassi. O sostituisce anche il latte nel caso in cui ci siano intolleranze al lattosio. Io adesso abbasso l'immagine così la vedrete semplicemente sul piano di lavoro, che è questo l'importante, e vedrete quanto è semplice e veloce e quanto piacerà soprattutto in famiglia. Okay? Seguitemi, eh? Eccoci, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. E partiamo con lo zucchero e le uova. Abbiamo bisogno semplicemente di o di un'impastatrice se preferite o di uno sbattitore a mano. Allora andiamo a mettere il nostro zucchero, le uova. La scorza grattugiata di un limone, poi pian piano mentre giro aggiungerò la farina e dopo la farina metterò la bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Così mentre gira voi potrete vedere pian piano, senza che mi fermo, che quindi ci parlo su, quello che andremo a mettere. Adesso, essendo comunque un ciambellone bicolore, non ci resta che iniziare a mettere giù la prima parte bianca del ciambellone. Quindi ci faremo un giretto. Eccolo qua. Adesso sul primo giretto bianco ci mettiamo qualche goccina di cioccolato. Quindi abbiamo messo le goccine di cioccolato sulla parte bianca. Adesso 2 cucchiai di cacao amaro l'abbiamo messi già nell'impasto, che avevamo la metà dell'impasto che era rimasto nella biella, e andiamo a girare. Ecco qua. Veloci, veloci. Adesso questo lo andiamo a mettere il più possibile al centro dell'impasto. Vi faccio vedere un pochino di più, abbasso un po' di più il video così lo vedete ancora meglio. Ecco qui la nostra ciambella e la andiamo a mettere al centro. Così
Quando lo taglieremo avrà quel bel gioco di colore, di contrasto, cioccolato e bianco, che fa tanto colazione. Adesso con una spatola ci aiutiamo a mandarlo giù il più possibile. Chiudiamo per bene. Se poi lo preparate come me il venerdì, vi trovate un eccezionale dolce da colazione, un dolce da dispensa da portare a colazione o a merenda per le giornate del weekend. Ecco qui. Abbiamo pulito per bene il tutto. Vedete? Praticamente la parte del cioccolato è andata al centro della nostra ciambella bianca. Adesso non lo muovo più di tanto perché sennò finisce che mi si mischia tutto. Sopra ci metto qualche zuccherino per farlo ancora più carino e più goloso. Ora lo metterò in forno a 180 gradi, fin quando, facendo la famosa prova dello stecchino, non ne uscirà bello asciutto. Ci vorranno 40, 45, anche 50 minuti, poi dipende molto anche dal tipo di forno. Eccolo qua. Vado a mettere in forno. A fra poco vediamo come è uscito. Ciao!